Bentornati a San Siro, 2-0 per l'Inter alla fine del primo tempo del derby numero 266. Si sono scaldati a lungo prima dell'intervallo, anzi durante l'intervallo. Gilardino e Paolo Maldini dovrebbero entrare tutti e due, adesso vedremo al posto di chi. Ecco le sostituzioni: Maldini per Jan Kulowski, Oliveira entra anche lui dunque per Ambrosini e Gilardino per Inzaghi. Quando un allenatore cambia tre uomini tra primo e secondo tempo vuol dire non mi è piaciuto quasi niente. Sicuramente non è piaciuta la squadra ad Ancelotti, e anche lui oggi ha voluto rischiare qualcosa, no? Cambiando il suo sistema di gioco che ormai era abituale per quanto riguarda il Milan, quindi ha capito forse di aver sbagliato, forse questa Inter che quest'anno secondo me è superiore a tutte le squadre. Poi quando la mette sulla fisicità, abbiamo visto prima quando sul gol di Crespo che era marcato da Inzaghi, quindi vuol dire che il Milan aveva puntato i suoi grandi saltatori su altri obiettivi. E poi non è il mismatch di cui parlavamo prima, esatto, all'inizio della partita. Quindi okay, sul Milan deve reagire, deve dare una svolta a questa gara non facile contro un Inter ben messa in campo. Maldini per Jan Kulowski, perché è una formazione più aggressiva con le due punte. Maldini copre forse di più di Jan Kulowski. E comunque Maldini, quando è entrato in campo anche con il Palermo lì a sinistra, ha fatto benissimo. No, ma lui poi è garanzia, nei derby ci vuole anche esperienza e lui ne ha tantissimi. 52 derby. Il pallone è gestito da Nesta, che sbaglia il tocco per Cafu, chiede scusa a tutti. La rimessa laterale sarà per l'Inter con Sanetti, che sta chiedendo alla squadra di salire subito, di non farsi schiacciare in questi primi minuti di gioco del secondo tempo, in vantaggio per 2-0. Rimessa laterale affidata a Grosso. Sanetti, mossa rischiosa da parte di Ancelotti, perché tre cambi, sai, può succedere di tutto in 45 minuti, però insomma il Milan doveva rischiare qualcosa. Tra l'altro ha rischiato anche Seedorf, che è andato faccia a faccia con il direttore di gara nel tunnel. Seedorf già ammonito, però era con calma, anche se con decisione, che chiedeva spiegazioni a Farina. Tocco di Ibrahimovic, possibilità di contropiede, 3 contro 1, va Stankovic, c'è Ibrahimovic, servito un po' corto, Ibrahimovic entra, Ibrahimovic, Zlatan! Ibrahimovic! 3-0, subito colto in contropiede il Milan, Ibrahimovic. Saltato subito Calazze, che è entrato in anticipo, troppo alto, si è aperta una voragine e lì è stato bravissimo, intelligentissimo Stankovic a portare la palla fino alla fine e darla palla con il tempo giusto, forse leggermente corta, ma lì ha inventato tutto Ibrahimovic. Eccolo il controllo di Ibrahimovic, la palla gli resta lì sull'intervento di Nesta e poi Dida, non impeccabile, era abbastanza addosso il tiro anche se era avvicinato. Sì, abbastanza vicino, neanche tanto forte, piazzato. Dida poteva fare di più. Seedorf va via, ancora Seedorf, due dribbling, Seedorf in area di rigore, cerca il pallonetto, era probabilmente un cross ma con l'interno aveva preso un giro che poteva beffare Giulio Cesar. Gira per Seedorf, Kakà chiede palla sul secondo palo, Oliveira, c'è Gilardino, gira ancora per Kakà, fermato, arriva Seedorf, deviazione, Clarence Seedorf, 3-1. Attenzione, ah, perché Cordova protesta. Perché è andato a prendere la palla in porta Gilardino. No, sì. Ma non ha protesta. Ma attenzione, qui secondo me. Allora, ricordo la regola. Non c'è ammonizione se vai a prendere la palla. C'è ammonizione solo se litighi andando a prendere la palla. Quindi se tu prendi la palla e la riporti senza litigare con un giocatore, non c'è ammonizione. Questo è stato ripetuto molto chiaramente, molto chiaramente, in occasione di un paio di casi all'inizio di questo campionato. Allora, se vai a prendere la palla e c'è un giocatore avversario e litighi, allora devi essere ammonito, se no no. Ecco, e Ancelotti secondo me stava ripetendo le stesse cose che hai detto. Questo tu è quello che hanno detto, questo è quello che hanno detto anche il designatore. Gilardino in area di rigore, chiude Materazzi, calcio d'angolo, adesso il Milan forza, 7 minuti, il pubblico del Milan è tutto in piedi per spingere, sì, l'Inter ritorna tutta all'interno dell'area di rigore. Arriva il calcio d'angolo per Seedorf, fuori il pallone per Maldini, si coordina il destro, Giulio Cesar in due tempi, ha ripreso coraggio il Milan, va via Seedorf, spinge il Milan, dentro il pallone per Kakà che accelera, c'è Gilardino con Oliveira in mezzo, Kakà ancora avanza, fallo di Maicon, giallo. È sempre lui, è Kakà con le sue accelerazioni, palla al piede, si muove tantissimo, va a cercare spazio soprattutto sull'esterno, qui lo colpisce netto da Kurt, che va dritto sull'uomo senza pensare alla palla, non l'avrebbe mai preso su quell'accelerazione.
Sono saliti tutti i saltatori del Milan: Calazze, Maldini, Nesta, Gilardino, Kakà e Oliveira. Palla tagliata, Oliveira! Splendida parata di Julio César, con Oliveira che è riuscito a sfiorare sotto porta. Poi Cafu, secondo palo, ancora Oliveira, la palla passa, Pirlo non la controlla, chiede fallo di mano di Maicon, si prosegue, si gioca in una bolgia. Calazze per Kakà, che parte da più indietro, si allarga per cercare un po' di spazio, gli corre accanto Maldini, prende lo spazio Kakà, Maldini gli corre centrale, ancora Maldini che fa girare per Gattuso, dentro il pallone per Seedorf, di tacco per Kakà, fermato dall'intervento di Dakura, arriva Oliveira, riesce a portargli via il pallone, ancora Maldini cerca attraversone verso il centro, Alberto, fuori gioco, fuori gioco, come con il Palermo, in gol Gilardino, ma è fuori gioco. Però è un Milan arrembante, perché l'Inter ha subito il colpo, non riesce più a tenere la squadra alta, posizione di fuori gioco di Gilardino. Qui però non vediamo partire il pallone, mi sembrava, da quell'immagine dire. Che abbiamo visto, sì, da quell'immagine sì, e da questa pure. È fuori gioco di Gilardino e dunque gol giustamente annullato al Milan. Figo entra al posto di Dakur e Grosso invece lascia il posto a Burdisso. 4-4-2, Viera, Stankovic interno, Sanetti e Figo sui due esterni e difesa a 4 più serrata con Burdisso a sinistra e Maicon a destra. Sì, perché ha visto Dakur, secondo me è nervoso, già ammonito, ha fatto un paio di falli che ha rischiato il secondo giallo, quindi se è questa la soluzione sicuramente si schiererà con una difesa, con una squadra un po' più coperta, serrando bene le fila, tenendo le distanze giuste e cercando con Figo di gestire il pallone, ma non rinunciando mai ad attaccare gli spazi davanti. Esce dunque Dakur, entra in campo invece Luis Figo. Vieira, recuperato da Gattuso che lo tocca, c'è calcio di punizione per l'Inter, Gattuso si arrabbia ancora e va a parlare con i guardalini. Fallo c'è, anche doloroso, perché lo va a prendere sul tendine, sì. E questo fa male. Lui si lamenta perché dice: non l'hai segnalato tu a Guardalini, ma Farina che era molto più lontano. C'è tempo anche per Cruz per entrare in campo. Stefano De Grandis, Stefano. Sì, effettivamente Mancini ha fatto spogliare Cruz, ma non si è accorto che Vieira ha alzato per due volte il braccio dopo aver sentito il colpo e quindi sicuramente dovrà stare attento alle condizioni di Dakur. Poi mi sembra lo abbia già detto Bergomi, ma quando ha fatto il nuovo cambio e ha messo dentro Stankovic, ha fatto giocare Stankovic centrale perché gli ha detto occhio a Kakà, e Stankovic si è messo a fare il mediano davanti alla difesa, è un ruolo nuovo addirittura con la marcatura su Kakà. Anche adesso Mancini sta dicendo di portare proprio un occhio di riguardo a Kakà. Tra l'altro Stankovic rispetto a Vieira o prima a Dakur non era ammonito e quindi può anche permettersi eventualmente un fallo, gli altri due no. Stankovic in carriera ha ricoperto tutti e cinque i ruoli del centrocampo: destra, sinistra, 4-5, centrale, centrodestra, centrosinistra e trequartista, 6 quindi se consideriamo mediano basso e trequartista, e una volta ha giocato anche seconda punta. No, questo ruolo qua lo può interpretare bene, abbiamo visto che lui è anche molto bravo, forte di testa ad integrarsi in mezzo ai due centrali e respingere la palla. Cerca Ibrahimovic, Marco Materazzi, 4-1. È troppo forte l'Inter, per qualsiasi squadra sulle palle da fermo, a grandi saltatori, appena ti distrai un attimo ti fanno male, e Marco Materazzi sul secondo palo tutto solo a mettere dentro il gol del 4-1. Non riusciva a trovare la stessa continuità che aveva avuto per esempio al Perugia, fu il massimo goleador difensore in Italia, 11 reti Materazzi nei primi anni di Inter, poi è sembrato quasi sbloccarsi ai mondiali, 2 reti, e adesso segna con regolarità, è la seconda domenica consecutiva che va in gol Marco Materazzi. Ma perché vedi, Materazzi, Ibrahimovic, sono tutta gente sopra l'1,90, espulso Materazzi. Materazzi era già ammonito, ha tirato sulla maglia e si è coperto il viso e non si può fare. Sì, però come prima ha ammonito Gilardino, adesso un'altra ammonizione che io non le capisco. Comunque il Milan ha avuto una grande reazione d'orgoglio nel secondo tempo, anche se ha incassato poi il gol del 3-0 e del 4-1, però per 5 minuti ci ha creduto prepotentemente. E Julio César sul colpo di testa di Calazze. Kakà con l'esterno per Oliveira, prova il tiro Oliveira, Julio César gli sguscia il pallone tra le mani, poi lo ritrova alle sue spalle. Ha rischiato la paperaccia.
Pirlo, Seedorf, Maldini, Kakà, Pirlo, Cafu, palla centrale, Gilardino, Alberto, Gilardino, 4-2, si sblocca Gilardino dopo 6 mesi. È in ritardo Ibrahimovic, è stanco e secondo me in quella posizione fa fatica, difatti cambio di gioco, è arrivato il cross e non c'è più Materazzi in mezzo all'area, che tutti i palloni di testa li prendeva lui e Gilardino ha potuto saltare, non dico libero, però ha colpito veramente molto bene in anticipo su Córdoba. Parte Maldini, Kakà, taglia il campo Kakà, dentro il suggerimento per Maldini, accelera la falcata Maldini, riesce a crossare Maicon in tuffo, in calcio d'angolo. Le squadre stanno dando veramente tutto quello che gli è rimasto. Straordinario secondo tempo di questo derby. È pronto a battere Kakà. Scambio con Maldini, esce in ritardo l'Inter. Deviazione, arriva Seedorf! Era una palla gol strepitosa per Seedorf al 40esimo. Scivola Kakà. Salta poi Crespo. Ancora Kakà, Gilardino prova a fare la sponda, non c'è nessuno vicino, cerca Gattuso, Gattuso fuori per Cafu, Cafu vorrebbe il cross, va in sovrapposizione Gattuso, il traversone, Kakà, Kakà, 4-3, 4-3, 46 sul cronometro, ancora 4, che derby amici miei, che derby. Ultima occasione forse per il Milan, mancano 20 secondi, prova ad andare ancora Kakà, calcio di punizione per il Milan, si infuriano i giocatori dell'Inter con l'arbitro, ammonizione per Burdisso, ultimo calcio di punizione della partita, tutto il Milan in area di rigore, Dida non ce la fa ad arrivare prima che il tempo scada, è pronto a battere Andrea Pirlo, il calcio di punizione, il tempo sta per scadere, va anche Dida, richiamato Maldini insieme a Sanetti, vuole più tranquillità in area. Quando sta spiegando l'arbitro, quando ho fermato il gioco mancavano 20 secondi, devo ammonire Burdisso, devo far giocare altri 20 secondi. Questo è quello che ha detto. Calcio di punizione per il Milan, va Pirlo, tagliato nel mucchio, mette fuori Maicon che vuole la fine e finisce qui. L'Inter batte il Milan 4-3, amici dell'Inter, amici del Milan, se siete seduti accanto a un vostro amico che tifa per l'altra squadra, stringetegli la mano, è stato uno dei derby più belli di tutti i tempi. Yeah!